Quasi non ci credevamo quando abbiamo letto l'annuncio. Netflix riporta in Italia la serie animata di Batman. E per l'occasione partiamo da un concetto e rimarchiamo l'articolo determinativo. Questa è la serie animata anni 90 per eccellenza. È un feticcio, il ricordo. La nostalgia tornata in superficie, un punto di riferimento nella serialità. La prova provata di quanto alcune opere riescano a essere atemporali, superando i confini delle generazioni. Probabilmente esagerando, ma con la cognizione di causa nel contesto storiografico, narrativo e popolare, Batman The Animated Series, sviluppata da Bruce Timm ed Eric Radomski, è la migliore trasposizione dedicata all'uomo pipistrello. Più di Tim Burton, più di Christopher Nolan, più di Matt Reeves? Forse sì, e con un motivo, che esplode fin dalla mitica sigla, accompagnata dalle note di Danny Elfman, che si rifanno al noir degli anni 40. Il tono riesce infatti a rispettare, esaltando l'idea di Bob Kane e di Bill Finger quando, nel 1939, hanno creato Batman. Quella sigla, che sicuramente non salteremo su Netflix, riascoltata a 30 anni di distanza, ci fa provare le stesse vibrazioni, la stessa eccitazione e l'identico coinvolgimento. Spieghiamo quindi perché, secondo noi, è un capolavoro. La New York vestita da Gotham l'abbiamo scoperta grazie alla serie. Le influenze artistiche che hanno mosso i creatori e gli sceneggiatori, Paul Dini e Michael Reeves, stesso autore di un altro capolavoro d'animazione, Gargoyles, il risveglio degli eroi, sono inconfondibili. Toni neri, qualità sopraffina, il gusto di un'estetica vintage, fumosa e dark, miscelando Tim Burton alla disillusione del noir di Robert C. Odmack o di John Huston. Alta classe, alta scuola e le tavole animate che riprendono le figure stilizzate nell'ottica di un grandangolo, giocando con le ombre lunghe e con la geografia circostante. La metropoli, centrale nell'anima del noir, viene resa protagonista nel suo ineluttabile spirito sfuggente, divenendo il palcoscenico di un detective mascherato da pipistrello, cosa che riprenderà Matt Reeves in The Batman, conscio di quanto Gotham sia vitale. Ancora, nel Batman degli anni 90, c'è l'esatto incontro tra il patrimonio noir e l'espressionismo tedesco, con un accenno di hard-boiled alla Raymond Chandler. Innegabile quanto la serie contenga nell'insieme l'espressionismo di Fritz Lang e di Murnau, con una Gotham City ispirata a Metropolis e con il pinguino che pare Peter Lorre in M, il mostro di Düsseldorf. Una poetica, ve lo garantiamo, capace già all'epoca di colpire trasversalmente sia il pubblico adulto che quello più giovane. Perché è chiaro quanto la serie animata di Batman occupi in pianta stabile uno spazio del nostro immaginario, di chi ha avuto la fortuna di vivere un decennio irripetibile, per suggestioni, sperimentazioni, iconografia, più matura degli 80, più intraprendente dei 2000, naturalmente più libera di oggi. La serie animata di Batman, chissà, oggi sarebbe ben più schematica, meno sperimentale nello sguardo. Andata in onda originariamente su Fox Kids dal 1992 al 1995, arrivò in Italia per la prima volta nel 1993, riempiendo i pomeriggi di Canale 5. Eh sì, chi scrive quei pomeriggi li ricorda benissimo, con lucida emozione. Batman, grazie a Bruce Timm ed Eric Radomski, portandosi a casa innumerevoli premi e il plauso unanime della critica, era nuovamente diventato un punto di riferimento, simbolo di giustizia nella sua complessità psichica, sfaccettato nella sua identità spaccata in due. Da lì una montagna di giocattoli, di merchandising, videogiochi e un album Panini perso, ai noi, chissà in quale cassetto. E oggi potrebbe valere una fortuna, come se fosse un tesoro nascosto. Ed è ovvio che l'arrivo su Netflix di Batman The Animated Series cavalchi una certa saudade generazionale, che lo streaming prova a colmare ed enfatizzare, riproponendo quei punti di riferimento ormai dispersi e frammentati, in base ad una standardizzazione dei contenuti.
In qualche modo, oltre a riproporre un folgorante esempio di serialità animata, ritorniamo al futuro sospirando con il passato, ripensando a quei pomeriggi insieme a Bruce Wayne. Del resto, in tempi oscuri, non c'è nulla di più forte della memoria e della nostalgia. E a salvarci, ancora una volta, ecco spuntare un uomo vestito da pipistrello. E voi? Amate la serie animata di Batman? Fatecelo sapere nei commenti!